Come ogni anno a primavera parte da Roma il Gran Premio Ciclomotoristico delle Nazioni per la sua 10ª edizione. È la grande corsa del sud divisa in 9 tappe, 9 circuiti dietro motori, 12 settori, 44 i corridori invitati, 1800 i chilometri del percorso. La prima tappa è una velocissima passeggiata con meta a Napoli. Si percorre la nuova stupenda strada di Sperlonga, senza emozioni, tutti insieme. Non risolve nulla il traguardo volante di Gaeta. Tutto si risolve a Napoli sul circuito di via Caracciolo dietro motori. Stacca tutti di potenza e vince Louison Bobet. Diventa il protagonista della corsa. Indossa la maglia giallorossa del capo classifica. Non se la toglierà più. Si lascia Napoli per Foggia. Louison Bobet sprizza salute. Si sente il dominatore. Il campione del mondo Baldini non è in forma e per uno strappo lascerà la gara. Bobet da battaglia, la miglior difesa è l'attacco, tira il collo al gruppo e fa curvare le schiene. In cima alla salita di Ariano Irpino è il primo traguardo della montagna, l'asso francese lo vuole per sé e dà una nuova prova di preparazione e potenza. Si scrolla dalla ruota gli avversari uno dopo l'altro, pigia deciso sui pedali, macina il duro tratto dell'ultima rampa, raggiunge da solo la sommità del colle. È ormai indiscutibilmente il migliore di tutti e ha 34 anni. In pianura si lascia raggiungere da tre inseguitori. Si prepara alla lotta finale della giornata. Sul circuito dei giardini Bobet li brucia al traguardo. Da Foggia si punta su Taranto. Le belle strade della piana pugliese invitano alla velocità. Ma nessuna velleità di dar battaglia. È una passeggiata per tutti pur a ritmo sostenuto. Anche chi fora può rientrare facilmente. Si distribuiscono i caschi per il circuito sul lungomare tarantino. Si scatena la lotta, ma il vincitore è sempre lo stesso, Louison Bobet, quasi monotono. E via da Taranto a Cosenza, ancora una tappa tranquilla, anche se il passo è veloce. Louison Bobet al centro del gruppo vigila che non ci siano sorprese. Anche oggi non gli danno battaglia, si riservano per la volata. Con scatto bruciante Poblet taglia primo il traguardo, ha spezzato il monologo di Bobet, che tuttavia resta il protagonista. Continua il carosello delle ruote verso Reggio Calabria. Tutto sembra calmo quando scatta Catalano sulla salita di Montelia per conquistare il traguardo della montagna. Il siciliano sente odor di casa, si impegna a fondo e vince la tappa. Ci si imbarca per Messina. I corridori traghettano in aliscafo per concludere la giornata sul circuito del lago di Ganzirri. Si ingaggia battaglia a fondo sul pittoresco percorso, ma Louison Bobet ha di nuovo tirato fuori le unghie ed è primo al traguardo. Resta l'indiscusso protagonista della corsa. Un'altra protagonista ora la fianca. La folla siciliana è entusiasta, cordiale, appassionata. Ha elogi e applausi per tutti. Si lascia Messina in una cornice di gente plaudente. A passo sostenuto i corridori percorrono la bella litoranea verso Catania. Non hanno tempo da dedicare alle bellezze del paesaggio. Alle porte di Catania, Pallarini tenta la fuga, ma il suo sogno svanisce in breve. Nencini si scatena e vince nettamente. Ancora la folla con primaria della vincente corsa. Verso Siracusa si costeggia la zona industriale catanese, si procede veloci sulle belle strade nuove. La serenità del paesaggio invoglierebbe a una sosta. Ma non c'è rete. Gaul è scattato e conquista la vittoria nella semitappa di Caltagirone. Si riparte per Siracusa. La corsa è tutta un fremito. Baffi e Fabbri sono fuggiti a pieni pedali. Trovano un accordo perfetto. Il gruppo è ormai lontano e i due giovani spavaldamente spingono a fondo. All'aggancio dietro motori sul circuito dell'autodromo, Pierino Baffi è il più pronto a prendere contatto. Pedala composto, con ritmo da passista di classe. La vittoria è sua e la folla non gli lesina applausi. La classifica non muta. Ora i corridori puntano verso Agrigento, ma sulla rampa di Ragusa Catalano e Fornara danno battaglia. Il picciotto è primo al traguardo della montagna. Continua la fuga dei due in discesa verso la piana di Gela. Non hanno tempo i corridori di ammirare questo nuovo volto della Sicilia. I pozzi petroliferi erigono verso il cielo le loro torri vittoriose. A Gela vince Fornara.
I Fuggiaschi nella seconda semitappa sono raggiunti. Il traguardo di Licata non muta la situazione. Louison Bobet conversa col fratello Jean. Tutto si risolve in una volatona generale e vince Poblet. La folla stringe i corridori in un entusiasmante assedio. Ci si dirige verso l'ultima meta. Ancora folla verso Palermo. Sembra la solita conclusione pacifica di tutte le corse a tappe, senza emozioni. Bobet non la pensa così. Il protagonista è lui. Sulla salita di Lercara Priddi stacca tutti imperiosamente. Gli resiste a ruota Ronchini. Ma una foratura lo costringe a desistere. Il vecchio Louison sente in sé una seconda giovinezza. È solo, da gran campione fila verso il suo trionfo. Vana la caccia del gruppo. L'asso francese piomba velocissimo sul rullo dell'allenatore al circuito del lungomare palermitano. Gli inseguitori accelerano il passo, danno battaglia a fondo, ma Louison Bobet è imprendibile. Vince di potenza e di stile. Il protagonista superbo di questa grande corsa si lascia ora abbracciare dall'altro protagonista, l'entusiasta gente di Sicilia.